Turi, segretario generale nazionale della UIL Scuola, nella manifestazione di Reggio Calabria contro l'autonomia scolastica e in generale l'autonomia differenziata. Dottor Turi, vorremmo sapere da lei la situazione di questa riforma sulla regionalizzazione della scuola che tanto affligge docenti e personale ATA. Allora, noi oggi siamo qui a manifestare non soltanto contro, ma per avere un paese unito, e la scuola è la base dell'unità culturale del paese. Quindi dover pensare di smembrarlo è una stupidaggine. Siamo molto attenti alle azioni del governo, ma sono azioni di tipo clientelare e più che altro azioni che tendono a spostare sul territorio un pezzo importante del paese, con l'obiettivo di avere soltanto il controllo politico sulla scuola. E la scuola è di tutti, non può essere della regione, né tantomeno di una parte della maggioranza della regione governata da un partito pro tempore. Il paese non può dividersi rispetto a istituzioni così importanti come la scuola. La libertà e il condizionamento che ci sarebbe renderebbe una scuola schiava della politica. Ecco perché parlavo di clientelismo. Quello che è successo nella sanità potrebbe accadere nella scuola ed è un grave problema non per chi ci lavora nella scuola, ma anche per i cittadini e i giovani cittadini di questo paese. Affidare le giovani generazioni a una scuola che non è libera, che potrebbe insegnare anche situazioni diversificate, sapendo che oggi c'è qualcuno che pensa che la terra sia ancora piatta e non vogliamo pensare che si possa educare i nostri alunni rispetto alla propaganda, ma ci vuole una scuola seria, libera. Quindi non ci può essere nessuna possibilità di autonomia differenziata. E dobbiamo essere molto attenti. Oggi siamo qui in piazza, ripeto, perché vogliamo che questo paese diventi ancora migliore di quello che è, e siamo contro le scelte sbagliate di questo governo. Grazie Pino Turi, buon lavoro. Grazie e buon lavoro a tutti, perché abbiamo bisogno di molto consenso e supporto da parte della cittadinanza. Non è una vertenza sindacale, è una vertenza culturale che riguarda tutti. Mi raccomando, tutti.